di UCLerets ha previsto un programma educazione ambientale, The Squirrelets School, per portare nelle scuole i temi della salvaguardia dello scoiattolo rosso e della tutela e valorizzazione della biodiversità. Il programma educazione ambientale è stato realizzato negli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017 e ha visto la partecipazione di 22 classi, dalle scuole dell'infanzia alle scuole superiori. Gli obiettivi dei percorsi didattici sono stati quelli di far conoscere e riconoscere lo scoiattolo rosso, far comprendere la problematica relativa alla sua salvaguardia e approfondire il tema, il concetto di biodiversità, la sua importanza, la sua complessità e quanto essa sia minacciata dall'introduzione da parte dell'uomo delle specie aliene. E questi sono alcuni degli strumenti che abbiamo utilizzato nel progetto di educazione ambientale dello scoiattolo rosso in classe. Abbiamo fatto 3 incontri, di cui 2 in classe e 1 all'aria aperta, per seguire e riconoscere le tracce di questo personaggio del nostro bosco. In classe abbiamo utilizzato questo scatolone riproducendo tutto quello che è possibile trovare nel bosco e i bambini, attraverso un'esperienza per lo più sensoriale e quindi tattile, hanno scoperto tutte le varietà e la biodiversità che è presente nel nostro ambiente, nei nostri boschi. E questi sono altri strumenti che, attraverso anche degli esperti, siamo andati a mettere nel bosco perché servivano un po' a monitorare la presenza del nostro scoiattolo, quindi mangiatoie e anche casette, diciamo, per monitorare poi attraverso delle telecamere gli spostamenti dello scoiattolo e le sue abitudini.